Allora, ecco qua, questo è il cartello che segnala la presenza delle lanche Ferloc. Le lanche Ferloc sono un'altra zona umida del parco, sono lanche di, mi verrebbe da dire, di mezza costa, perché la Mandria ha diversi dislivelli, ci sono le zone più basse che sono le basse, sono delle specie di valli, e le zone più alte che sono i piani. Qui siamo su un piano, non è uno dei più alti, e sono bacini, le lanche sono bacini di raccolta delle acque, sono artificiali e servono per raccogliere appunto acque piovane di sorgenti o di corsi d'acqua. Il reticolo idrico della Mandria è grande e la percorre un po' tutta. Ci sono molti prati pascolo, soprattutto nelle basse, che vengono irrigati grazie appunto a queste vie di percorrenza dell'acqua. Le lanche sono un ottimo punto di raccolta per gli animali, ovviamente, per le abbeverate, e come le precedenti lanche, anche queste sono punto dove è possibile incontrare molti selvatici, cervi, daini, cinghiali, ma anche molti uccelli, gli aironi ovviamente, e il punto più grosso è quello dei laghi, il punto di raccolta più grosso è quello dei laghi. Queste sono un po' più piccine, ma anche un po' più selvagge e quindi molto più pittoresche.